Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Ci sono scenari importanti che ci portano vicino, che ci portano verso l'8 e il 9 giugno, la data in cui si voterà per diverse elezioni amministrative, diversi comuni anche in Toscana, tra cui Firenze, Prato e Livorno, se uno vuole stare ai capoluoghi. Si voterà anche però per le elezioni europee e, insomma, viste anche quelle che sono state ad esempio le mosse dell'ex Premier Mario Draghi nei giorni scorsi, insomma una relazione dove ha anche puntato il dito su cosa non sta funzionando a livello soprattutto di Commissione Europea, di indirizzo e anche rispetto ovviamente alle candidature, le liste che si stanno costruendo in questi giorni, noi oggi cercheremo di fare il punto almeno su un paio di misure e su un paio di indirizzi politici che l'Europa sta cercando di raggiungere e dovrebbe dare poi ai vari Paesi membri nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Mi fa molto piacere per questo avere due ospiti, intanto Nicola Danti che è un eurodeputato uscente e coordinatore di Italia Viva in Toscana, buonasera, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E buonasera a Egidio Raimondi che è di professione un architetto ma è co-portavoce di Europa Verde a Firenze. Buonasera, grazie per essere con noi. Ho citato volentieri anche la professione di Raimondi perché parleremo tra le altre cose anche delle misure delle cosiddette la direttiva green dell'Unione Europea, cioè di portare la classe energetica delle nostre case a ridurla a livello di impatto ambientale e parleremo anche di 110%. Voglio partire però da una fotografia, diciamo così. Nicola Danti, rapidissimo, 30 secondi. Le parole di Mario Draghi dell'altro giorno le hanno fatto piacere quando le ha lette, insomma, aspettando poi quelle sarà effettivamente le prospettive anche politiche magari di Mario Draghi in Europa? Ma hanno fatto piacere perché Mario Draghi sta lavorando a una relazione importante sul futuro dell'Europa, sulla competitività del sistema europeo, ha usato parole opportune e ha messo in guardia dai rischi che abbiamo come continente, che ormai è un continente piccolo, vecchio e ricco rispetto a altre realtà del mondo, invece sono molto più aggressive, sono molto più giovani, molto più affamate e per questo mi pare che abbia messo in fila tutti quelli che sono le grandi sfide che nei prossimi anni l'Europa ha davanti e quindi come la prospettiva di queste sfide deve coinvolgere la politica nei prossimi mesi. Noi ci auguriamo anche che Mario Draghi sia una persona che abbia nella prossima tornata di cambio delle istituzioni europee un ruolo importante all'interno delle istituzioni. Magari proprio il ruolo di Presidente della Commissione Europea. Beh, potrebbe essere chiaro che Ursula von der Leyen ha bruciato tutte le proprie carte con l'atteggiamento che ha avuto, soprattutto nella seconda parte della legislatura, un atteggiamento ondivago, è stata la leader del Green Deal per fare una retromarcia a 360 gradi gli ultimi settimane perché c'erano due o tre trattori in strada che, per carità, importanti, ma quando si ha una linea politica va seguita, è stata quella che guardava a un certo tipo di progressismo europeo e poi è stata la prima a essere la partner ideale di Giorgia Meloni, è stata quella che ha detto no a Orban per tanto tempo, salvo poi staccargli l'assegno da 10 miliardi e quindi penso sia una leader che non abbia in questo momento, e come abbiamo visto peraltro dentro lo stesso gruppo del Partito Popolare, dove nella tornata di investitura ha avuto poco più della metà dei voti, non sia una leader adeguata per il prossimo mandato. Mario Draghi lo sarebbe. Che ne penserà Raimondo? Anche perché nelle parole di Draghi, ma anche nell'atteggiamento di Ursula von der Leyen, c'è anche, da una parte nelle parole di Draghi, insomma, si evince l'obiettivo strategico di una difesa europea o comunque di un approccio europeo, diciamo, al tema della difesa, questo ha a che fare molto con i conflitti, dall'altra parte, diciamo, von der Leyen, anche le sue parole del possibile intervento nel conflitto russo-ucraino, che hanno seguito quelli di Macron ancora più pesanti addirittura sull'invio di truppe direttamente su quel territorio, hanno posto questo tema ed è inevitabile che sia nella discussione politica in vista delle europee anche oggi. La vostra posizione qual è in questo termine? Ma la nostra posizione è critica su questo, anche io sono d'accordo con Danti sull'atteggiamento della von der Leyen che non ha avuto coraggio alla fine, ha fatto questa marcia indietro sia per i trattori sia per concedere l'uso del glifosato per altri 10 anni, concedere ancora l'uso dei pesticidi, c'è questa transizione o si fa o non si fa, sia in agricoltura sia energetica, molte guerre sono dovute all'approvvigionamento delle risorse, la guerra in Ucraina ci ha tagliato l'approvvigionamento di gas e quindi siamo in difficoltà, lo prendiamo con i rigassificatori, lo prendiamo altrove, lo paghiamo molto di più di quello che dovremmo pagarlo e quindi è molto legato tutto questo anche all'efficientamento e alla decarbonizzazione.
Mi ha stupito leggere nel discorso di Draghi tutti i riferimenti al fatto che tutti i pannelli solari sono prodotti dalla Cina, tutto, quando si tratta di impiegarli questi sistemi da noi in Italia, a parte l'assassinio del super bonus, dove magari ci torniamo dopo. Però diventa difficile. Noi abbiamo il grosso problema di decarbonizzare, di ridurre le emissioni in atmosfera. Per far questo dobbiamo fare l'energia, dobbiamo andare verso l'elettrificazione, come dice l'Europa ormai da un decennio, e dobbiamo produrre questa energia elettrica con le rinnovabili, non possiamo continuare a produrla con le fossili, se no non otteniamo niente. Per far questo dobbiamo gestire il tema delle rinnovabili nel nostro paesaggio, che è delicato, che è prezioso, che è anche, sono anche punti di PIL, per carità, c'è il turismo, c'è tutto questo, però dobbiamo trovare il modo di governarlo questo fenomeno, se no lo subiamo, come dice del resto anche Draghi, alla fine noi stiamo subendo tutto questo e questo non va bene. Visto che lo citava lei, uno degli obiettivi del super bonus e delle misure che sono state fatte era anche quello di innovare i nostri edifici dal punto di vista energetico, renderli meno energivori, renderli più sostenibili. Oggi è stato assassinato, ha detto lei, il super bonus, ma aveva funzionato in questi termini oppure no? Sì e no, luce ed ombre, perché 23-24 modifiche delle regole del gioco mentre si stava giocando non hanno giovato. Ci sono stati abusi, non quanti ne cita la narrazione, diciamo, istituzionale, perché sono stati di più su altri bonus, però ci sono stati. E c'è stato, diciamo che è stata una misura che era avanti di 4 anni rispetto alla direttiva Case Green, però è stata gestita nel peggiore dei modi, da tutti gli attori, secondo me. Nonostante tutto, se si guardano i numeri dell'Enea, dei numeri ci sono, è chiaro che sono inferiori a quello che poteva essere, anche perché non sono state orientate bene le scelte, c'è gente che ha cambiato la caldaia che magari era nuova, c'è gente che ha fatto degli interventi che potevano anche, cioè che non era il caso di fare, diciamo. Non è stato, un altro tema è quello di aver isolato molto con i petroderivati, no? con i materiali sintetici, quindi anche lì tolgo la CO2 nell'edificio che isolo, ma produco la CO2 dove produco l'elemento per isolare. Invece si poteva fare con isolanti naturali, come fanno ormai dall'Alto Adige in su, sono tutte tecnologie mature. Poteva esserci anche un legame tra architettura, in questo caso energia, e agricoltura. Perché ci sono tante coltivazioni, la canapa è un materiale che sta andando fortissimo. Il principio era giusto, però. Il principio era giusto, ma è stato gestito male. Purtroppo spero che non sarà così anche per la direttiva Case Green, perché tutte le volte che recepisce il nostro paese un po' di brividi vengono. Che ne pensa, Dante? No, 110. Il super bonus è stato ciò che ha caricato sulle spalle dei nostri figli un debito enorme. Un debito che non ci potremmo permettere, che pagheremo carissimo, perché sono 170 miliardi di euro, cioè 5 anni di finanziarie, forse di più, forse 10 anni di finanziarie, di debito pubblico, con un risultato scadente, con gli abusi, perché c'è un principio che non va bene. Noi abbiamo assistito in tutti questi anni, abbiamo sempre avuto dei bonus fiscali per le persone che in qualche maniera investivano nel rinnovamento delle case, nelle strutturazioni degli edifici. Giusto che ci siano degli incentivi a riqualificare le proprie abitazioni, si parlerà delle case green è chiaro che le abitazioni producono il 40% delle emissioni. Gli edifici. È chiaro che bisogna intervenire su questo 40% delle emissioni e quindi è giusto avere delle case che siano più efficienti dal punto di vista energetico, uno perché si impatta meno nell'ambiente, due anche perché si spende meno di bollette, quindi c'è un vantaggio anche per i cittadini. Ed è giusto che lo Stato favorisca questo. Ma non è possibile pensare che se tu spendi 100 io ti vedo 110. Perché questo ha portato a una distorsione del mercato, all'aumento dei prezzi, alla mancanza delle materie prime, il fatto che sia stato previsto per un periodo limitato ha portato al fatto che ci sono state aziende assolutamente impreparate che hanno fatto i lavori e che non sono state in grado di portarla avanti, ed ha creato un buco di bilancio enorme nello Stato e che dovremo ripagare. Quindi questo tema è: come affrontiamo il futuro? Quello è un pessimo esempio, perché abbiamo speso troppo e non abbiamo ottenuto i risultati. Non abbiamo ottenuto i risultati.
comparabile a quanto abbiamo speso. Comparabile a quanto abbiamo speso, chiarissimo. Più che altro, Raimondi, lei insomma, parlava alla fine effettivamente questa misura è stata di fatto azzerata, completamente cancellata a un certo punto. È anche vero che se fosse stata forse un pochino più graduale, un pochino più contenuta, forse gli si poteva dare un respiro di 10-15 anni, che uno si immagina sia la visione che dovremmo avere se vogliamo davvero cambiare l'intero patrimonio, insomma gran parte del patrimonio edilizio del nostro Infatti, paese. Infatti uno degli errori che sono stati fatti su tutti i bonus, non solo sul 110, è che ogni anno venivano messi in discussione. Chi fa un intervento edilizio ha una logica che attraversa l'anno, sempre, perché anche da quando uno comincia a pensarci, a fare il progetto, a avere le autorizzazioni, a fare i lavori, a fare gli appalti, si va oltre l'anno. Quindi questa instabilità ha creato i prezzi impazziti, ha creato la scarsità delle materie prime, i ponteggi erano arrivati a 40 euro metro quadro, cioè la gente li comprava invece di noleggiarli, perché non c'erano. Quindi la mancanza di stabilità sicuramente doveva essere una misura strutturale. Sul fatto che abbiamo speso tanto, si continua a portarlo a bilancio tutto in un anno, i 170 miliardi, ma vanno resi in quattro, ormai i quattro rimanenti, so che l'Europa fa questi conti, impone questo, e c'è almeno una decina di studi tra ANCE, NOMIS, ma anche tanti organismi indipendenti, ANCE magari potrebbe avere degli interessi, ma tanti organismi indipendenti che dimostrano che con le esternalità positive il saldo alla fine è positivo per lo Stato. Con l'indotto generale, diciamo, ce ne sono almeno una decina, io li posso citare. Gli studi dicono che abbiamo fatto un buco di bilancio allo Stato, che dovremmo fare questa è la narrazione anni. Di Draghi. È la narrazione dei dati del Ministero e dei dati reali, e questo purtroppo, perché io credo che sia un tema vero di come noi dobbiamo nei prossimi anni affrontare la direttiva di Casa Green e migliorare il nostro patrimonio edilizio. E ci sono alcune cose che dobbiamo tenere presente. Uno, che bisogna mettere in concorrenza chi fa i lavori con chi li deve pagare, perché se non c'è concorrenza uno gli dice ma non ti preoccupare, tanto non paghi te, paga lo Stato. È chiaro che questo elemento non è che c'è interesse a essere razionali e a fare le cose che servono, a farle ai prezzi giusti e contenuti, è il primo punto. Il secondo è che bisogna fare misure che non valgono un anno, giustamente due anni. Noi dobbiamo avere un orizzonte e 10 anni. Anche perché sennò poi a un certo punto arriva l'Europa e impone... La vera misura innovativa, secondo me, era stata quella della cessione del credito, che era anche precedente. Quello gli ha consentito, sai quante riunioni di condominio ho fatto io dove c'erano situazioni eterogenee, c'era l'anziano che non aveva capienza, il giovane che non guadagnava abbastanza, l'intermedio che poteva avere capienza sulla sua IRPEF, sul suo unico. Questo è un tema che ha ragione e che gli do ragione. Il tema della cessione del credito. Sì, questo ha sbloccato tante situazioni per cui nei condomini dove c'era l'eterogeneità si andava. Io ho fatto veramente, conosco tanta gente che ha fatto i lavori senza investire tanti soldi che non avrebbe potuto fare. Ne conosco altri che hanno dovuto metterci i loro soldi, soprattutto sulle unifamiliari, perché sennò non ci rientrava. Su questo, però la cessione, la cessione è stato il vero problema. Quello che ha lasciato sul lastrico, molte aziende che avevano i cassetti fiscali pieni e non sapevano, hanno rischiato il fallimento, qualcuna anche fallita. Guardi, io penso che la questione di come noi diamo la possibilità a chi è incapiente da un punto di vista fiscale di poter, che vuol dire non è che non guadagna, è che chi ha 4 figli e magari ha uno stipendio non ha tasse da pagare, il saldo è zero e quindi alla fine non ha la possibilità. Oppure c'ha 2 ma deve scontare 5 e lo perde. Come per esempio questa l'affrontiamo, è il tema vero, però questo non vuol dire che te lo regala lo Stato, vuol dire che tu sei in grado di avere una possibilità che quella parte che lo Stato ti deve dare non devi darla, se non hai capienza fiscale ci sono dei sistemi per i quali tu puoi recuperare quei soldi. Questo è un dato vero. Voglio aprire una cosa, su questo, prendendolo da questa prospettiva, cioè dalla prospettiva del cittadino medio, di quello che arriva al saldo 0, al saldo 2, come diceva Egidio Raimondi, alla fine del mese, la direttiva green che sta arrivando dalle Unione Europea, perché poi il rischio è che non abbiamo fatto i compiti a casa, diciamo, per tempo, ci sono paesi che hanno cominciato prima, poi a un certo punto arriva l'Europa e dice beh, questo va fatto entro questo anno. Intanto voglio capire se poi, visto mi sembra le maglie si siano molto allargate di questa direttiva, come saranno e poi quanto eventualmente questo peserà sui cittadini o cosa deve fare lo Stato per evitare che pesi sui cittadini. Dante, ma guardi, la cosa è molto semplice, non c'è un obbligo sui singoli cittadini, l'obbligo è in capo allo Stato. Che cosa dice la direttiva? Dice che dobbiamo tra il 2020 e entro il 2035 ridurre del 20% il consumo delle abitazioni, degli edifici, degli immobili,
di ogni paese. La riduzione di questo 20% può avvenire in tutte le modi, quindi lo Stato deciderà in che modi farlo avvenire. Questo significa che non c'è in capo, va detto perché in questo periodo sì, c'è l'obbligo stata, della classe E, della classe non c'è nessun obbligo né di classe E né di classe F né di classe D, c'è un obbligo dello Stato che deve dire tu consumavi nel 2020 X gli edifici, al 2035 deve essere X meno 20. Chiaro. Questo è il punto. Allora, come si fa questa cosa? Si fa attraverso degli interventi che dovranno essere fatti soprattutto nelle edifici che hanno un maggior consumo energetico. Questo è l'unico obbligo, cioè lo Stato ti dice tu poi devi riqualificare prevalentemente almeno il 50% di quegli edifici che hanno un consumo maggiore di energia. Ma capite che la riduzione è probabilmente Raimondi è più competente di me perché è il suo mestiere e non è il mio, quindi credo che ridurre il 20% su un edificio di classe C non è molto difficile se uno mette insieme 4-5 misure, interventi senza pensare a cose enormi, strutturali, cioè, tirare giù i palazzi dei costruttori. A questo proposito c'è un tema, quello della certificazione energetica, come l'abbiamo fatta finora? L'abbiamo fatta sempre nel peggiore dei modi, le abbiamo fatte tornare tutte G, soprattutto nelle compravendite, sì, per essere al sicuro, ma se uno le rifacesse quelle probabilmente in un edificio, in un condominio dove ho un appartamento che confina a destra, uno a sinistra, uno sopra, uno sotto e ho solo due facciate, probabilmente già un E. Però quindi vado dietro a quello che diceva Danti, okay, basta poco, basta cambiare le finestre, basta fare un intervento. Ma talvolta minimo, basterebbe mettere delle caldaie a condensazione oppure, per bene moderne. Un cambio che poi ora non saranno più consentite. Sì, dal certo 2050, però, diciamolo ai nostri, perché sennò si crea subito panico. Il panico non c'è, il messaggio che non deve passare, concordo, è quello che c'è l'obbligo, anche perché l'obbligo c'è se devi affittare o devi vendere, se tu ci stai in casa ci puoi stare come no, vuoi. No, ma nemmeno se tu affitti tu poi vendi, c'è quell'altro. Cioè non c'è nessun obbligo. Sì, no, è la prima stesura, poi vedremo, nella prima stesura, vedremo ma come testo lo recepiremo noi. Questa roba non c'è, quindi non c'è obbligo in capo a nessun cittadino, nelle il vostre tema, case. Sì, però volevo fare una puntualizzazione, che è vero che non è in capo al cittadino, è in capo allo Stato, ma se lo Stato non rispetta la direttiva va in procedura di infrazione e quindi ritorna nelle nostre tasche. Quindi quando si dice non mettiamo le mani in tasca agli italiani, se va in infrazione le mettiamo le mani quindi in tasca. Quindi lo Stato lo deve recepire e deve agire. E se paghiamo il gas quanto lo paghiamo, le mani in tasca ci sono già. Quindi io questo vorrei farlo passare ai cittadini. Cioè, non va creato il panico, ma va reso edotto. Sì. È una cosa che possiamo raggiungere come paese, anche perché non è più il 20% in questi anni un pochino si è ridotto, quindi già siamo sono migliorati meno, molto. 3-4% meno mi dicono, quindi avremo da fare il 16 da qui al 2035. Si può fare. Guardate, ogni anno nelle tasse degli italiani, cioè gli italiani investono 25 miliardi di euro. Questo non sono dati che tiro fuori, sono dati del Ministero delle Finanze, quelle quando voi fate la dichiarazione dei redditi avete fatto una misura per efficientamento energetico, che sia la caldaia, che sia i pannelli solari, certo, che sia gli infissi, non so un'altra. Oggi gli italiani investono a oggi i 25 miliardi di euro l'anno, quindi vuol dire che nei prossimi 10 anni investiranno, se il trend è questo, 250 miliardi di euro. E già lo Stato paga una parte di questi perché sono detrazioni fiscali. Qui c'è un vero punto che ne dobbiamo tenere presente, perché guardate, è che è il vero punto di tutta il Green Deal. Chi ha le risorse non è un problema, lo farà, c'ha la capienza fiscale, rimette a posto, la caldaia nei prossimi 10 anni tutti la cambieranno perché è normale che venga fatto, una caldaia ha una vita media di questo genere, 10-15 anni, quindi non è che siamo di fronte a cose impossibili, così come magari gli infissi o altre questioni, quindi raggiungeremo questo elemento. C'è un punto che riguarda invece le persone meno abbienti, perché tutta la transizione Green Deal non può essere un'operazione che in qualche maniera crea disparità sociali tra chi in qualche maniera può permettersi la macchina elettrica, può permettersi di ristrutturare la casa, e chi non ce la fa perché ha un reddito più basso. Ecco, questo è il tema su cui noi dovremmo trovare le soluzioni nei prossimi anni, cioè
come noi facciamo sì che questa transizione sia una transizione che migliora la nostra qualità della vita, che migliora l'ambiente, che evita la dipendenza da paesi terzi. Sì, sì, sì. Poi io non sono d'accordo che dovremmo fare solo rinnovabili, abbiamo fatto una direttiva sulle rinnovabili che dice 45% in 2030, non ce la faremo mai nei prossimi 30 anni a togliere il restante parte. Però detto questo, dico, oggi il tema vero, e questa è la scommessa nel recepimento della direttiva, di come insieme, noi sì, sì, teniamo insieme la società a queste disparità. Allora, è chiaro che l'italiano, che credo ci abbia l'80% della casa di proprietà o il 70%, insomma, sì, dati molto alti rispetto alla casa ci alla tiene, europea, quindi sì, l'italiano comunque ci mette le mani sulla casa e la ristruttura, si tratta solo di orientarlo invece di comprare la vasca idromassaggio magari efficienta. Quindi su questo sono anch'io abbastanza d'accordo, che l'italiano che ha le risorse lo fa, fa la casa perché si sposa il figlio, si rifà la seconda casa, diciamo che quello basta sensibilizzare, orientare, già la sensibilizzazione è molto più alta rispetto a qualche anno fa. E questo si fa. Sono d'accordo che bisogna fare un'operazione di equità. Bisogna trovare dei, bisogna trovare dei sistemi per cui c'era stato un tentativo anche negli ultimi super bonus, quello di guardare l'ISEE, di guardare un po' la capacità reddituale. Quindi quello certo, è chiaro che l'incentivo è più giusto che sia più alto per chi ha più bisogno rispetto a chi invece può farlo anche da solo. Certo. Quindi su questo è chiaro che va fatta un'operazione di equità sociale, anche perché la giustizia climatica e la giustizia sociale sono legate. Non è... ma mi veniva in mente questa è solo una parentesi che poi voglio cambiare argomento, visto che parlava giustamente della classificazione energetica, da cui passa anche la valutazione dei nostri immobili. Sì. Cioè, almeno io prendo il mio caso, così non faccio torto a nessuno, io cambio la caldaia, ho cambiato gli infissi, ma non ho rifatto la certificazione energetica, perché mi sembra una roba, mi è sembrata una roba superflua, devo pagare un professionista che viene a casa per cambiarmi, poi magari un giorno lo farò se voglio rivendere casa, però esatto, non è che a un certo punto si potrebbe fare un censimento delle case non a carico del cittadino o a carico minore del cittadino, a carico del pubblico. Noi anni fa lo proponemmo anche alla regione toscana di fare un censimento, o perlomeno che la regione pagasse la diagnosi che veniva fatta ai cittadini, perché almeno se lo fa l'ente pubblico si pensa che sia più equo, più trasparente, più potrebbe essere terzo, diciamo, rispetto al privato. Potrebbe essere una misura. Io ti faccio la diagnosi, vedi come stai, poi quando devi ristrutturare sai quali sono gli interventi che devi fare. Era una curiosità, perché penso sia un discorso che vale per tanti cittadini. Allora, voglio chiudere l'ultima parte, non sull'Europa, ma su Firenze in modo particolare, dove ci sono delle elezioni importanti. Nicola Danti è coordinatore di Italia Viva in Toscana. Tra l'altro i temi sono connessi, perché lo abbiamo detto spesso, anche questo tipo di interventi che riguardano l'Unione Europea, anche l'indirizzo dell'Unione Europea, si applicano in modo particolare nei centri urbani più grandi. Firenze vota e si vota anche sulle scelte ambientali, sulla direzione che in questo senso si ha. Ma la domanda che voglio fare a Danti intanto è politica, prima di tutto. Nel quadro, nel panorama delle possibili candidature fiorentine, a questo punto Italia Viva sembra correrà da sola alle elezioni. Sembra ormai. Dovrebbe essere. No, fino alla chiusura, no, la presentazione delle candidature. Noi siamo sempre questo fine al 10 maggio, ma voglio dire, è chiaro, evidente, noi stiamo portando avanti la nostra campagna elettorale. Senta, ma le dichiarazioni di Schmidt l'altro giorno sul multifish e sullo stadio di Firenze, come le valutate? Vi sono fischiate le orecchie, perché mi sembrava un tema molto renziano. Beh, l'abbiamo detto in tempi non sospetti noi, e quando abbiamo sollevato in maniera decisa il tema delle multe, che sono una cosa indegna in questa città, che voglio dire è in questi giorni bloccata dappertutto, senza cantieri, senza nessuna gestione del traffico, e che ha aumentato l'inquinamento credo a livelli incredibili, perché poi quando le macchine sono ferme in coda l'inquinamento si alza immediatamente. E quindi voglio dire, è chiaro che le multe da una parte e lo stadio dall'altra, che saranno le multe, vedremo alla fine dell'anno se il bilancio del comune torna o non torna, che sono assolutamente vessatorie, perché sono delle trappole per i cittadini che a 52 pagano una multa da 50 euro perché in una strada a tre corsie c'è un autovelox. Abbiamo visto estendere i 30 km orari in tutta la città, di fatto nel silenzio assoluto, anche in strade che non avrebbero bisogno di questo tipo di limite di velocità.
Non mi pare che questo abbia portato dei benefici particolari, si tratta semplicemente di un modo per spillare i soldi ai cittadini. Questo l'abbiamo detto prima di Schmidt, Schmidt si occupava di cose certamente molto più belle e più nobili rispetto a quello delle multe, ora gli tocca fare un altro mestiere e forse in questo momento tira fuori queste cose. Però l'abbiamo detto a suo tempo e l'abbiamo detto anche rispetto allo stadio, che evidentemente... Ma io glielo chiedevo, giustamente mi parlava della misura, degli interventi, eccetera, eccetera, ma in termini politici, avete rivisto in quel civismo di Schmidt anche una vicinanza o magari una strizzata d'occhio anche a voi? Ma guardi, siamo contenti che abbia preso i nostri temi, noi facciamo la nostra battaglia, non abbiamo bisogno di avere questioni o pensare che lui possa... Mi pare che sia corto di idee e siccome noi abbiamo avuto le idee molto chiare nei mesi passati, le abbiamo tuttora rispetto a ciò che è stata l'amministrazione comunale di Firenze negli ultimi anni, degli errori, delle impuntature come quella sullo stadio che abbiamo visto, mi pare evidente che... essendo a corto di idee abbiamo un candidato di centrodestra che copia le idee, non potendole copiare da chi è in maggioranza, perché si deve opporre, lo deve fare da chi in questi anni è stato critico. Senta Raimondi, a lei non ci voglio chiedere una cosa, voi siete in coalizione a questo punto a Firenze con il Partito Democratico, in realtà è una coalizione molto ampia, c'è Sinistra Italiana, insomma ormai è un sodalizio insieme a Europa Verde abbastanza coniato e che si riproduce in diverse elezioni. Immagino e presumo che la vostra spinta sia anche a una discontinuità con quello che è stato il passato, visto che insomma, in passato soprattutto la componente di Sinistra Italiana era l'opposizione. Come farete a mediare su alcune questioni? Mi viene in mente l'aeroporto perché si parla sempre di quello, ma al di là di quello, come dire, ce ne sono diverse riguardo i rifiuti, la multiutility, eccetera, eccetera, con una parte che oggettivamente negli ultimi 10 anni ha governato un indirizzo abbastanza preciso, cioè il PD. Sì, vabbè, queste sono le domande che ci fanno tutti, ovviamente. L'aeroporto forse non perché è quella l'aeroporto più non è quella più divisiva. A livello di coalizione, l'aeroporto immagino anche tanti elettori se lo chiedono, è un tema, no? Sì, è un tema diciamo sovraordinato secondo noi. Sulle multiutility noi abbiamo detto che non siamo favorevoli alla quotazione in borsa. Del resto noi crediamo che ci si debba rimboccare le maniche e lavorare molto sul concreto. Ci sono delle cose sulle quali siamo abbastanza critici con chi ha governato finora, ma ce ne sono altre dove siamo totalmente a favore. La tranvia, per esempio, che Schmidt ha criticato ultimamente, secondo noi sta funzionando. È vero, c'è il disagio dei cantieri, ma si va con 1,70 € all'aeroporto, mentre prima bisognava litigare con i tassisti per avere 15 €, che era la corsa fissa. Si arriva a Villa Costanza dall'autostrada, si prende il tram, la tranvia, si va in centro e si torna. Ha tolto 35 milioni di passeggeri dalle auto in questi anni, per cui questo secondo noi è fatto bene. Su altre cose pensiamo di dare il nostro contributo, di ecologisti che da anni hanno tenuto dritto il timone, diciamo, anche a costo del consenso, perché eravamo praticamente spariti, ora stiamo ritornando, abbiamo una pattuglia, un plotone di deputati in Parlamento, abbiamo molti nelle amministrazioni pubbliche, abbiamo l'assessore all'ambiente a Milano, quindi il nostro obiettivo è quello di rimanere sul concreto, perché c'è urgenza, perché non abbiamo tempo, perché tutti i temi di cui stiamo parlando alla fine sono pressanti. Abbiamo visto 3 giorni fa c'erano 30 gradi, 29, sì, e il giorno dopo ce n'era 7. E quindi abbiamo visto Dubai, abbiamo visto, non so se l'hanno inseminato il cielo lì, non lo so, però no, ma basta guardare i monti sopra, basta guardare i monti a Betone, adesso è tutto innevato, quindi c'è urgenza e noi pensiamo che si debba mettere un po' da parte l'ideologia e lavorare molto sul concreto, perché non possiamo permetterci di procrastinare ancora certe scelte radicali, devono essere radicali purtroppo. Va bene, allora, obiettivi messi in campo, vedremo poi che cosa sarà, anche per la lista insomma, in cui oggi l'Italia Viva sta a livello europeo, il gruppo, la formazione Stati Uniti d'Europa che insomma, prende avvio e di fatto in qualche modo si sta consolidando in queste ore, lo stesso vale per AVS, un'alleanza che funziona anche da quel punto di vista, vedremo, torneremo anche a parlarne, grazie mille a Nicola Danti intanto grazie per essere stato con noi, a Egidio Raimondi, grazie a tutti. Buon lavoro a entrambi, grazie a tutti per averci seguito da casa, ci vediamo alla prossima puntata, buona serata a tutti.